Eccolo qua ragazzi, finalmente è arrivato FIFA 13. Vabbè, io come sapete il gioco l'ho già scaricato in anteprima grazie al Season Ticket, quindi ci sto già giocando, ma comunque oggi 26 settembre 2012 il gioco esce più o meno ufficialmente nei GameStop e anche in altre catene, anche se la data di lancio ufficiale era il 28, ma è stato praticamente rotto il day one, come tutti saprete. E io sono passato stamattina a ritirare la mia copia al GameStop. Ovviamente i bonus di prenotazione erano i codici, beh, qui dentro c'è il codice per i pacchetti Ultimate Team, che ovviamente non vi faccio vedere, bello scontrino, lo togliamo. E c'era la Steelbox, che però il commesso mi ha detto che gli arriverà il 28, dovrò ripassare il 28 e se sono fortunato la troverò. Quindi, che significa attaccati. Detto questo, andiamo a vedere il gioco. Beh, in copertina, come sapete, quest'anno Messi, il solito testimonial, e Marchisio, anzi, il solito testimonial, un par di ciufoli, perché l'anno scorso non era Messi, comunque. Anzi, Messi era stato recentemente testimonial di PES. Comunque, Messi e Marchisio in copertina, bel logo di FIFA 13. Novità quest'anno è la banda blu della funzionalità per il PlayStation Move. Perché non so se lo sapete, ma quest'anno è stata introdotta anche la funzionalità per il PlayStation Move, che io non ho avuto ancora il coraggio di provare perché non ho idea di come possa essere usato, sicuramente malissimo. Sì, ho un pregiudizio. Aspettiamo che metta a fuoco. Però, insomma, come sapete, si inventano di tutto pur di vendere il PlayStation Move, che è stato un grande flop, ma oggi non è del Move che voglio parlarvi. Questo è il retro della copertina. Andiamo a vedere da vicino. Allora. Beh, join the club, unisci al club, prova la tensione e l'emozione di una stagione calcistica con EA Sports Football Club. Beh, non è una novità. Il controllo di prima, questo sì è una novità, di EA Sports FIFA 13, dà vita a vere e proprie battaglie per il possesso palla, mentre l'intelligenza in attacco concede più libertà e spazio alla fantasia, è vero. Crea e gestisci la tua squadra e sfida i migliori giocatori al mondo in FIFA Ultimate Team, gioca la tua squadra del cuore o guida il successo della panchina in modalità carriera. Vabbè, queste sono, vedete, tutte le licenze. Ci sono alcune, diciamo, alcune icone delle licenze, più altri 25 campionati. Ovviamente FIFA, come sempre, ha tantissime licenze. Qui tutte le icone, le varie funzionalità, tra cui anche PlayStation Move, che ricompare anche qui. E vabbè, gli screenshot, niente di nuovo. Il gioco ovviamente è pallido, vedete, tutto in italiano. E ok, basta, direi di andare a scartare. Allora, tiriamo la linguetta, aspettate un secondo. Ma no, chi se ne prende la linguetta? Ah, ecco qua. Ecco qua il gioco. Allora, andiamo ad aprire. E dentro troviamo ovviamente il disco di gioco. Ma con una skin devo dire non bellissima, un po' sempliciotta, vedete? Molto sempliciotta, bianco e nero, con la scritta FIFA 13 soltanto colorata e abbastanza sempliciotta. E di qua, ovviamente, allora andiamo a vedere con calma perché qui c'è anche l'online pass. Dunque, eccolo qua. Questo è l'online pass, che davanti non c'è scritto niente, un po' di pubblicità, un po' di. Ah, questa è la pubblicità del season ticket, vedete? Con tutte le cose, i benefici che comporta. E dietro c'è il pass online che però ovviamente non vi faccio vedere. Che cos'è? Questa è pubblicità, suppongo. Sì, pubblicità dell'Ultimate Team, insomma. Niente di che. Oh, e questo. No, vabbè. Adesso non solo non fanno più i manuali, ma neanche fanno più le copertine dei manuali. Negli ultimi manuali si vedeva solitamente la copertina, no? Con due pagine dentro, ma almeno la copertina manuale c'era. Adesso non fanno neanche più le copertine. E poi non è che è un manuale, queste sono soltanto avvertenze adesso che sto vedendo. Vabbè, scandaloso, veramente scandaloso. Spendi 70 euro per un gioco, neanche più la copertina ti danno. Del manuale, intendo. E vabbè. Questo quindi è il contenuto molto povero, ovviamente c'è anche il codice, vabbè. Contenuto molto povero di questa standard edition, ovviamente, di FIFA 13. E quindi a questo punto, ragazzi, io me ne vado a giocare, ma prima di andare a giocare vi devo ricordare una cosa.
C'è il sondaggio per il Road to Championship ancora attivo nella sua mia pagina Facebook. Vi ricordo che scade il 28, insomma, sospendo, diciamo, le votazioni a mezzanotte tra il 27 e il 28, per capirci. Quindi avete tempo fino a quel momento per votare, se ancora non avete votato. Comunque, il link è nella pagina in descrizione. E niente, quindi poi appena si chiuderà il sondaggio concluderò e inizierò, scusate, a fare i video su Rotto Championship. Quindi io vado a giocare, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!